Non lo so, non... no, in questo caso però ve le aprirò qua in diretta perché non farò un video aggiornamento della collezione e le devo vedere entro la fine dell'anno. Parliamo subito di Midnight Factory, che è una delle case con cui ho più, insomma, un filo diretto, mi mandano un sacco di film da recensire. E gli ultimi che erano usciti, intanto apro il coso. Gli ultimi che erano usciti, alcuni erano veramente belli. Mi aiutate? Tiger Are Not Afraid, molto bello. Vabbè, poi è uscito The Boy 2, che non era un granché. È uscito Fuji for Fake. Insomma, un altro film che, insomma, ho sentito parlarne molto bene. Ha una bellissima fotografia, lo si evince già dal trailer. È Gretel e Hansel. Che bomba, ragazzi! Sono contento finalmente di vederlo anch'io. Gretel e Hansel, Zagadan, Zagadan, super, super, super. Vediamo se c'è Welcome Solo. No, devo farmi. Vabbè, mi farò poi una schermata dove è più grande, devo prepararmi la prossima volta. Comunque, questa roba dei capelli in bocca veramente mi fa venire il vomito. Molto bella la casa qua, è in stile proprio nordico. Blu-ray di Gretel e Hansel. Io continuerò a dire Hansel e Gretel, ma in realtà il titolo è Gretel e Hansel. Ci sono le card, c'è il libretto. Mamma mia, sta strega, se la vede mio figlio, veramente, cioè, gli viene un infarto. Bellissime le card nella bustina. Sono tante. Mi piace che ci siano cioè, di solito c'è una card solo, invece qua, oh, ne hanno messe. Oppla. Qualcuno di voi l'ha già visto, vero? Mi sembra, perché nel gruppo ne avevamo parlato. Ecco le card, fighissime. Mamma mia, mia nonna in carriola, bruttissima, fa una paura incredibile. Questo è il cacciatore. Questa è Gretel. Molto, molto bello il viso di questa attrice. Una caratterista, sembrerebbe più che altro. Hansel, carino anche lui, bellissimi. Bellissimi i volti che sono stati scelti, sia la strega che i due bambini in particolare. Poi il cacciatore non l'ho visto bene, lo vedrò nel film. Mi è piaciuto inquietante tanto. Ah, ottimo, ottimo. Beh, comunque, scusate, nel frattempo metto. No, vabbè, metto via dopo, dai, perché vi devo tediare con. Insomma. Gretel e Hansel, questo probabilmente è un buon film e lo scoprirò presto, anche perché devo fare la classifica dei film. Ecco, lo sapevo che dovevo mettere via tutto perché poi non ho spazio qua per fare le cose. La classifica dei film più belli del 2020 e non avevo visto questo, quindi mi sembra al minimo dargli una chance. Non che la mia classifica sia. Senti, la busta la butto. E che cazzo? No, non la butto. Dopo, piano piano li reinserisco, perché a me piace tenere tutto delle edizioni. Ok, scusate, ci ho messo un po'. Molto bella la grafica, grande, grande, grande. Poi, altro Midnight molto natalizio, quindi sono stracontento perché il film horror di Natale ci sta sempre. Better Watch Out. Non so niente di questo film, ma non è che sapessi molto neanche di Gretel e Hansel. So che il regista di Gretel e Hansel è abbastanza anche lui agli inizi. Better Watch Out. Che bellino, fatto come i maglioni tipici di Natale. Oh, che bello.
il libretto. Yeah. Il librettons. Vabbè, sempre fighissime queste edizioni, anche per i film un po' più... Questo è il classico film un po' sconosciutello, come poteva essere Bliss, come poteva essere appunto Tiger Are Not Afraid. E spero ci stupisca, cioè mi stupisca, perché a quanto pare sarà già visto. Spero mi stupisca come hanno fatto quelli là, quegli altri film, perché mi ha lasciato Gretel mi ha lasciato tutto indifferente, non ha suscitato niente a livello visivo, è figo. Quello sì, infatti si vede già. Anche sorprendentemente sanguinolento questo qua di Midnight. Non vedo l'ora di vederli, devo organizzarmi perché l'anno sta finendo e devo fare in fretta. Poi, ultimo film, non di Midnight, ma di Koch Media. E niente, io gli ho detto, ragazzi, se volete mandarmelo io ne parlerei, perché so che l'Antimos è un regista che piace molto alla mia fanbase, e quindi Dogtooth. Blu-ray di Dogtooth, regista di The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, che vorrei ricordare mi è stato regalato da Thomas e Sara, li ringrazio ancora. Il mio cuore è sempre colmo di amore per tutti voi. Per tutti voi, per voi due e anche altri che sono stati carini con me. Per favore, puoi essere carino con me. La favorita, sacrificio sa, è un film di Yorgos Lanthimos, straordinario e sconvolgente, Festival di Cannes. Insomma, lo apriamo. Dai, infatti sapevo che era un bel film, ho detto, ma me lo mandate che ne parlo anche. Ho detto, anche se non è horror, vediamo come si può definire, anche se non l'ho visto, perché non l'ho visto. Anche se non è horror, però si può definire, per chi l'ha visto, un film un po' weird, cioè un po' strano, disturbante. E io comunque tendo comunque a includere nelle mie recensioni sul blog anche i film di questo genere, quindi... Anche Il sacrificio del cervo sacro è un thriller, però ne abbiamo parlato lo stesso. Oh, bellino dentro, tutto blu. Insomma, questo da collezionare assolutamente, secondo me. Oh, buone, questo, io dico sempre, non fatevi aspettative sui film. Su questo non riesco a non farmi aspettative. So, cioè, sento che è un bel film. Poi ho fatto due acquisti, ogni tanto lo scozzese che c'è in me va a farsi una passeggiata e io mi compro un paio di film, e che ho speso ovviamente pochissimo. Il primo è... ho comprato su Amazon a 3,60€. A spendaccione! Cazzo ragazzi, è un'edizione numerata? Ne abbiamo parlato recentemente perché abbiamo visto The Curse of the Blind Dead, che è ispirato alla saga dei... come si chiamano? Adesso sbaglierò sicuramente, i Cavalieri Ciechi, no? Quella, la saga spagnola di Osorio, di De Osorio. E ho preso un film di Armando De Osorio, tiratura limitata, 1000 copie, Terror Beach, La Noce della... The Last Gaviotas, e non vedo l'ora di vederlo. Cioè, tra l'altro è un'edizione limitata, un DVD semplice, però edizione limitata, questa è la 761. E ragazzi, questa saga io non la conosco, ma molte persone che stimo mi hanno detto, oh, ma è una saga importante. No, diciamo che gli horrorofilici, veramente quelli esperti, la conoscono, l'hanno vista. Quelli un pochino come me, del resto, che cazzo vi devo dire, io non l'ho vista. Poi ho trovato questa, la casa addirittura non esiste più, il sito, la casa di distribuzione, che era Mosaico Media, non è che non esiste il sito, esiste, ma mi sembra che non aggiorna da anni.
Però il film era ancora disponibile su Amazon, probabilmente stanno svuotando il magazzino. Io spero che tornino a stampare questi film, perché so che ce ne sono altri, io inizio con questo e sono felice di averlo preso. Lo apro? Lo apro. Poi dopo finiamo, raga, perché è già un po' che siamo in live. Però sono felice di aver parlato con voi. L'ho visto al cinema, Doctooth, a parte un paio di scene forti, non è proprio horror, ma è un film che disturba molto. Sono curioso di sentire la tua opinione su questo film. Sì, no, no, infatti lo so che non è horror, ma appunto, chiudiamo. Scusa, chiudiamo un occhio quando c'è un film particolare, disturbante, ne parliamo comunque. Cioè, insomma, non è che stiamo qua a fare i puristi. Tanto si è staccato il disco, ma dentro non c'è granché. Però mi fa molto piacere che sia una limited, è specificato anche qua. Mi fa molto piacere. Terror Beach, Las Noches de las Gaviotas. Questa mia pronuncia spagnola orripilante, nonostante io sia mezzo cileno e mezzo scozzese, perdonatemi. Per tutti gli amigos latinoamericani, perdonatemi se non hablo español muy bien. Altro film che ho comprato per negozietti dove ci sono anche, diciamo, commessi, non so come si chiamano, sì, commessi antipatichelli, un po' stronzetti, però fa niente, dai, li perdoniamo. Ho preso un film a 1,90 euro che a me è piaciuto tantissimo, l'avevo visto tanto tempo fa, non è horror, però appunto come Dogtooth. Io me lo tengo nella mia collezione horror perché è un film disturbante. È horror perché è horror il tema dell'umanità bastarda. Che non so se avete notato, no? Da quando c'è il lockdown, il Covid, le persone addette, diciamo, a mettere in fila, tenere la fila, far passare, hanno un atteggiamento molto da capo, da persone, insomma, sono un po' stronzi, no? È come se si sentissero autorizzati a prevaricare gli altri perché in quel momento gli è stato attribuito un potere, tra l'altro senza, diciamo, gli viene attribuito un potere senza dargli gli strumenti per gestirlo e gestirsi. Ed è casualmente queste tematiche sono trattate in questo fantastico film che è The Experiment. È veramente un bel film. E dove viene effettuato un esperimento su delle persone che si prestano, vanno lì, non sanno neanche cosa devono fare, prendono queste, adesso sparo il numero, non mi ricordo quante sono, 20 persone, 10 devono interpretare i carcerati e 10 le guardie. E verranno monitorati con delle telecamere e inizieranno a crearsi delle dinamiche violentissime, di violenza inizialmente psicologica, verbale, poi fisica. Quindi ragazzi, viene fuori veramente la merda che riusciamo a essere come persone. E io lo sto vedendo, un po' in giro questa cosa. E non va bene proprio, ragazzi, non va bene proprio. Insomma, questi sono i film che mi sono arrivati e i due film che ho comprato. Adesso ve li rigiro. Midnight, sempre sul pezzissimo. Cioè, Midnight è come il panettiere. Non è che tu vai dal panettiere e dici no. Oggi niente. No, questo mese non c'è il pane. Vai, vai. Vai a farti un giro. No, Midnight puntualmente un classico, una novità, una chicca da qualche festival. Insomma, mantiene. Fateci caso, eh. Mantiene un certo equilibrio. Tutto è tutto calcolato. Quindi, cioè, le cose escono con una certa attenzione. Chissà l'anno prossimo. Chissà l'anno prossimo. Cosa uscirà? Qual è il programma? E speriamo di poter uscire noi invece e fare un mega raduno. Vi ringrazio per essere stati qua con me. Faccio la lunga carrellata di ringraziamenti, di saluti e di autopromozione, anche se non mi piace, però lo faccio più che altro perché tante volte la gente non ci pensa e non lo sa. Potete seguirmi su Instagram, dove faccio anche delle live casuali. Boh, no, casuali non è il termine giusto, diciamo randomiche folli, dove sono completamente
in preda al momento, mentre invece magari qua su Twitch faccio delle live più strutturate e organizzate e molto più lunghe, tra l'altro. Ciao, alla prossima. Seguitemi sulla pagina Facebook, ricordatevi le notifiche in tutti i social e entrate nel gruppo Facebook di Non Aprite Questo Blog, che si sta creando un bel clima. Gruppo Telegram per parlare con me e con gli altri, vabbè, trovate tutti i link sul sito, nella barra in alto trovate tutti i link. E basta, ragazzi. E poi vabbè, c'è il solito canale YouTube dove comunque vengono riproposte queste live tagliuzzate, prendo dei pezzi, le rimetto là perché le possono vedere anche dopo con calma altre persone. Ringrazio tutti quelli che hanno comprato la maglietta, la t-shirt, il cappellino o entrambe o tutte e tre di Non aprite questo blog Fit Tabù. La maglietta The Congiuriano is not my friend. È un gioco, ragazzi, non prendetevela se siete congiuriani. Anzi, no, scusate, non prendetela con noi se siamo contro i congiuriani, prendetela con voi stessi perché siete congiuriani. Il mio motto è congiuriano, stammi lontano e deve essere anche il vostro. Quindi, grazie a tutti, grazie ai Patreon, grazie a chi si è iscritto a Prime, chi si è iscritto a Twitch, al mio canale Twitch con Prime, che è gratuito. Vi ringrazio e state collegati perché arrivano altre cose. E, ah sì, ultimo appello, ultimo annuncio. Stasera domani mi iscrivo al Be Afraid Horror Festival, che è un festival che si svolge anche questo tutto digitale su MyMovies. Ci siamo trovati bene quando abbiamo fatto il Trieste Film Festival e quindi ve lo consiglio. I film sembrano integranti, ci sono una decina se non di più, 14 film horror, e costa 9,90 euro e me lo pagherò anch'io. Perché comunque, ragazzi, è organizzato bene, ci sono dei bei film e li voglio vedere. E grande che si iscrivono anche Thomas. Poi sappiate che se ce li vediamo insieme, e poi dopo facciamo anche il gruppo Telegram per parlare con spoiler free, e poi faremo una mega live sicuramente, farò una live per parlare di tutti i film, perché so che piace a voi e piace a me. E quindi iscrivetevi, Be Afraid Horror Fest, che sono anche amici. Vanno sostenuti perché hanno organizzato un festival con i controcazzi. Non che gli altri siano brutti, si stanno impegnando tutti e sto vedendo delle cose fighe. Sosteniamo loro e sosteniamo i prossimi festival che arriveranno. E vi ricordo che domani c'è anche la possibilità di vedere in anteprima, penso solo per 2 giorni, a noleggio a 4 euro, 3,99 Flash Contagium sulla piattaforma video Vimeo. Quindi vedete voi, insomma. Io l'ho già visto e ne devo parlare. Sì, devo fare una live. Penso che la farò invitando Lorenzo, Alex, Daniele che hanno partecipato e anche Shiri, penso. Vediamo, insomma, li devo ancora invitare. E, basta. Ci vediamo alla prossima.